Oggi su TechFilms cambieremo davvero software per montare video? Ve lo dico dopo l'intro. Benvenuti su TechFilms, il canale che rende il videomaking accessibile a tutti. Allora, il montaggio video è fondamentale perché vi permette di ottenere il massimo dalle vostre riprese e di costruire una storia che poi abbia un senso. Di pari importanza è il montatore video, che mette la sua tecnica e capacità nel fare i tagli al momento giusto. Ma anche gli strumenti di cui il montatore si serve sono importanti. Certo, qualsiasi programma di montaggio che sappia fare taglio e cucito andrà bene, tuttavia lavorare in un ambiente che sia intuitivo, veloce e ricco di funzionalità di suo può rendere l'esperienza di montaggio molto più apprezzabile. E qui torna in gioco Filmora, un programma di montaggio video di cui abbiamo parlato veramente molto e mostrato le sue potenzialità in questi video che troverete come sempre linkati qua giù in descrizione. Oggi diamo un'occhiata alla nuovissima versione 10 di Filmora, che promette di aver migliorato quello che già offriva e soprattutto di aver aggiunto delle funzioni davvero nuovissime e molto promettenti, super utili per realizzare montaggi sempre migliori. Filmora 10 è disponibile per Windows e Mac e in Italia, e se farete l'aggiornamento dalla versione precedente potete mantenere le vostre impostazioni. Come sempre, l'apertura del software è veloce e l'interfaccia che ci si presenta è rimasta pressoché invariata. Troviamo la timeline in basso, il visore dell'anteprima a destra e i raccoglitori dei materiali in menu a sinistra. Piuttosto standard come layout, soprattutto se venite da software differenti. Come per ogni programma di montaggio non lineare, le clip e tutti i materiali andranno prima importati nei raccoglitori e dopo disposti sulla timeline per costruire quindi il montaggio. Il modo con cui la timeline si muove e si possono quindi poi fare i tagli resta comunque davvero semplice ed intuitiva. Infatti proprio sopra la timeline troveremo la toolbar con gli strumenti che utilizzeremo più frequentemente, come quello per dividere le clip, modificare la velocità, gli strumenti per regolare il colore con tutti i parametri più importanti, persino la gestione delle LUT. Tutto però offerto in modo molto intuitivo, quasi simile agli strumenti che poi troviamo sui nostri smartphone quando vogliamo per esempio ritoccare le foto. La prima novità nella versione 10 la troviamo riguardo proprio il colore, con la funzione corrispondenza colore. Si tratta di un tool per prendere due clip e far corrispondere il colore di uno sull'altra. Il caso d'uso più immediato, per esempio, è quando abbiamo girato una scena con due videocamere diverse. Logicamente queste tenderanno a presentare colori più o meno differenti, però con la corrispondenza colore possiamo matchare il look di una clip con quello dell'altra in un solo click. Comodo, vero? Anche in campo audio ci sono delle novità piuttosto interessanti, tra cui il ducking audio automatico. In questo caso l'audio, per esempio, della musica cambierà automaticamente il volume in base alla presenza o meno di un parlato. Quindi attraverso delle dissolvenze tutte automatiche l'audio diventerà più basso se parliamo sulla clip e tornerà a volume normale in tutti gli altri momenti. Direi utilissimo per esempio per chi monta vlog. Filmora di suo presenta al suo interno una libreria vasta di effetti, grafiche, titoli animati di cui abbiamo già parlato abbondantemente sempre in quelle puntate a cui mi riferivo prima. La novità è che possiamo utilizzare questi elementi in un modo davvero nuovo e molto professionale grazie al motion tracking. Si tratta probabilmente della novità più importante della versione 10 di Filmora, attraverso la quale possiamo agganciare questi elementi grafici animati al movimento di un oggetto presente per esempio in una ripresa. Basterà sulla clip, diciamo sullo sfondo, indicare con il mirino il punto da tracciare e dopo agganciare adesso un elemento grafico, per esempio un titolo, un logo, e quindi quest'ultimo resterà incollato al bersaglio del tracking muovendosi insieme ad esso. Tornerà utilissimo per rifinire il nostro progetto e farlo risultare qualitativamente superiore, senza però dover ricorrere necessariamente a quei software molto più complessi e tecnici che conosciamo tutti. Quindi Filmora si conferma un ottimo software per chi vuole muovere i primi passi nel mondo del montaggio video, mantenendo comunque tutto molto semplice ed intuitivo. Le funzionalità non mancano e sono facili da eseguire, tuttavia non mancano anche le funzioni più da pro. Pensate a lavorare con i keyframes, fare le animazioni, oppure il chroma key, il missaggio audio. Come nelle versioni precedenti, sono davvero soddisfatto da questo programma, specialmente per via degli elementi grafici, dei titoli, delle animazioni già incluse, specialmente se poi integrate con Filmstock, la libreria di template e assets nativa di Filmora. Tuttavia, alla fine della storia, io passerò a Filmora? Probabilmente no, perché comunque sono già abituato a un flusso di lavoro ben consolidato da tanti anni, specialmente quando poi si tratta di collaborare con altre risorse. Certamente però sono davvero invidioso di chi oggi voglia iniziare a montare video per la prima volta, proprio perché quando ho iniziato io non esisteva nessun software di questo tipo, soprattutto che fosse semplice da usare, comunque potente e in tutto anche economico, perché Filmora costa scarsi 40 euro all'anno, cioè
meno di una cena per due. Se quindi siete alla ricerca del vostro primo software per montare video, che abbiate più o meno esperienza, ma non vogliate intoppi o rallentamenti, credo proprio Filmora 10 sia la scelta più ragionevole. Anche per oggi è tutto, per scaricare Filmora troverete il link qui in descrizione e fatemi sapere poi come vi trovate. Come sempre non dimenticate anche di dare uno sguardo alle altre puntate, alle playlist e soprattutto ai nostri profili social per seguirci durante il resto della settimana. E già che ci siamo, non dimenticate anche di esservi iscritti al canale e aver attivato la campanella delle notifiche. Questo è Teku Films, io sono Daniele e voi fate bei video!